è proprio una passeggiata, eh. Io ho una donna bellissima. Non si alzi. Si chiama... Siediti. Non mi far cominciare a piangere te. Guardami. Cerco di essere forte. Devo dire che c'è poco da ridere sicuramente, perché noi vi portiamo in Versilia, vi portiamo a Sant'Anna di Stazzema. Ah, questo fu un chi ha presentato gli ultimi, quelli che certo. Ha detto che c'è... Proprio all'Ossario, in quelle piane, ne fanno tantissime, nasce. L'Ossario, Adele ha già detto qualcosa di molto molto tremendo. Noi dobbiamo arrivare quando tu avevi 4 anni, vero Adele? Sì, mancava un mese. Mancava un mese e 4 anni. Portaci a casa tua quella mattina. Un giorno particolare di agosto. Tu stavi facendo colazione, vero? Sì. Che cosa succede? C'è da dire il mio nome. Vai, vai, racconta. Io sono nata il 12 settembre del 40. Mi chiamo Bardini Adele. Eravamo una famiglia felice con 9 fratelli, ecco 5. Questo è dopo la guerra, che sono rimasti dopo la guerra, questi 7 figlioli col babbo. Il babbo ha portato 4 figli con sé, 2 uomini e 2 donne, perché eravamo contadini, giù in Cacciadiavoli, vicino a Val di Castello. Dicevano che alle donne e ai ragazzi non gli facevano niente, c'era parecchi sfollati. C'erano i tedeschi, vero lì? Sì che c'erano. C'era la guerra, c'erano i tedeschi. Questo posto bellissimo aveva ospitato tante persone che per stare sicure erano andate lì, perché c'è tanto lì i tedeschi non arrivano. Sì, infatti che non facevano niente alle donne e ai bambini, perché eravamo una 30ina di persone a questo Coletti, perché Sant'Anna è fatto tutto a borgate. E sono partite dalla Vaccareccia. Dalla Vaccareccia i primi che l'hanno presa alla Centiera. E poi le case, il moco, i franchi, a Sennari l'hanno risparmiati, l'avevano già messi al muro, ma l'hanno risparmiati. Allora, come a casa avete tutti capito, quello che stiamo per raccontarvi è qualcosa di inenarrabile a distanza di 75 anni. È qualcosa di tremendo di cui Adele Pardini è stata testimone oculare. Intanto vi portiamo su quei luoghi dove, grazie a Dio, quello che trionfa è la parola pace, nonostante la barbarie a cui l'uomo può arrivare. Guardate. Il paese di Sant'Anna di Stazzema è costituito da borghi di case. E le case che sono qua alle nostre spalle, per esempio quella casa che è località Franchi, dove si è salvato Enrico Pieri, però dove è stata distrutta tutta la sua famiglia. Poi l'altro borgo, che è il borgo della Vaccareccia, anche in quel borgo sono state uccise tante persone. I nazisti che scendono da questa montagna, scendono la mattina presto e mentre scendono commettono questo crimine, uccidono, rastrellano e portano sulla piazza della chiesa 130 persone che verranno mitragliate e bruciate. Dopo aver ucciso il parroco che dà la propria vita per salvare tutti i cittadini, ma invano. La sommità di Sant'Anna. È stato proprio costruito questo monumento ben visibile da tutta la Versilia. E sotto questo monumento sono raccolti i resti, le ossa delle vittime di questa strage, di questo crimine contro l'umanità. Dopo ciò che è accaduto sono riusciti, soprattutto i superstiti dei loro familiari, a far scrivere queste parole, amore e perdono, contro la folle ira che è stata perpetrata in questi luoghi. È stato proprio voluto questo luogo di memoria, e qua dietro abbiamo anche una lapide. Quella targa è importante perché ci sono scritti alcuni nomi e cognomi e la data di nascita e l'età che avevano le vittime di Sant'Anna di Stazzema. Non ci sono tutti perché alcuni non sono stati neppure riconosciuti, perché il crimine che è stato commesso a Sant'Anna di Stazzema è stato proprio un crimine cruento, perché non solo sono stati uccisi, ma sono stati anche bruciati i cadaveri. Quindi è stata difficile anche l'operazione di riconoscimento delle vittime di Sant'Anna di Stazzema.
In poco più di 3 ore le vittime a Sant'Anna di Stazzema sono 560. Adele, tu stavi facendo colazione, è vero, quando arrivano i tedeschi? Sì, quando arrivano i tedeschi eravamo tutti nella piazza, sono 30 persone, io stavo facendo colazione. Si hanno preso a spintoni a mia sorella in carcere nella pancia, quella di 10 anni, quella di 18 che non voleva mollare. Chi voleva andare a questo muro, a quel muro che ho fatto vedere prima? E quel pezzo di porta è quella che si è aperta. La mia mamma con un'altra mamma hanno chiesto pietà, che la bimba aveva 20 giorni, Anna. Dio santo. L'hanno ammazzata con la pistola. Invece noi con la mitragliatrice siamo mitragliato. Cadendo la mia mamma si è aperta questa porta dietro di noi. Eravamo ferite, io sul naso, che ero la meno che è, la mia sorella di 10 anni dietro la testa, quella di 16 era messa male male, proprio che dopo è morta, quella di 18 braccia e gambe passate, e Anna che aveva un braccio alla mia mamma che non l'aveva voluta dare alla Gesira, la mia sorella più grande, che gli aveva detto salvatevi se potete. Ecco, io non lo so come hai fatto tu a svegliarti dopo, io non lo so come ci si svegli. Male. Dopo una cosa del genere? Male. Si è aperta questa porta e si è buttato dentro. Dice, te eri intera, eh? Dice, ti ho preso per un braccio e ti ho strascinato dentro questo fondo. Però dopo che sono avuto mitragliato, hanno dato fuoco alle case. E è toccato riscappare. Ma io non ci riuscivo, perché la mia mamma dice che era molto robusta. Sì, mi è toccato passare sopra il corpo della mia mamma per scappare. Però tanto Gesira ha visto che Anna era sempre viva, l'ha presa in braccio e l'ha portata con noi. Anna, Adele, possiamo raccontare una cosa? Che Gesira è una delle prime donne insignite della medaglia d'oro al valor civile, perché questa ragazza di 18 anni, durante questa fuga, ha cercato di mettere in salvo quante più persone possibile. Sì. Lei che aveva le gambe maciullate dalla mitragliatrice, lei ci ha provato in tutti i modi a salvare quante più persone possibile. Sì, hanno anche risparato, perché ora Sant'Anna è tutto un bosco, ma una volta era tutto pulito, perché erano tutti contadini. Però si è portato sotto questa grotta, non si è persa di coraggio, ha dato Anna a quella di 10 anni e poi è venuta in questo bradetto di morti. Ha ritrovato un bimbo che mancava pochi mesi a un anno, Paolo Lencioni, che sta a Capezzano Pianore. E lo ha salvato. Sì. Poi c'era, dice, uno anziano, ma dice, non ce la faceva, essendo ferita, a soccorrerlo. Chiedeva soccorso questa persona anziana. Senti, dice, però era tutta spezzata. Adele, ma quando finisce la guerra, quando finisce quell'odore di carne, che non soltanto vengono uccisi, ma vengono tutti bruciati. Come ti spiegano che cosa era successo? Niente. Tu avevi 4 anni, che cosa ti viene detto? Lì a Coletti non hanno bruciato, hanno sparato soltanto e dato fuoco alle case. Sicché siamo stati anche fortunati in questo senso. Sfortunati in un modo, certo, e fortunati in un altro, perché perlomeno hanno riconosciuto i cadaveri. Me mi hanno portato via di lì. Mi hanno portato in questo cacciadiavolo che c'era due stanze di casa, però per tutti era poca, perché c'era tanti sfollati anche a questo cacciadiavoli. E le mie sorelle andavano a dormire da un'altra famiglia. Mi hanno riportato su a Coletti, che praticamente era tutto già un po' tutto in ordine. Però prima di portarmi in questo cacciadiavoli non mi hanno fatto ripassare in questo pradetto di morti. Mi hanno fatto fare un'altra strada. Questa è la pietà umana, eh? Mi hanno riportato che il mio babbo, Cesire, era andato a chiamare il mio babbo, anche se era ferito, a questo cacciadiavoli. Dice, venite su perché c'è bisogno, che lui ha preso la mia mamma e l'ha portata subito in casa. Mi hanno riportato a vedere la mia mamma in casa e poi mi hanno portato a questo cacciadiavoli. Non so quanto mi hanno tenuto laggiù, perché... Senti, tu qua hai tenuto questo segreto nel tuo cuore per tanto tempo. Noi ce ne andiamo un minuto in pubblicità e poi torniamo qui. Sì. Va bene? Sì. Ce ne andiamo in pubblicità. Do
12 agosto 1944, ritratto di una famiglia, la famiglia Pardini. Cesira diventerà medaglia d'oro al valor civile. Adele è qui e noi la ringraziamo. Lilia, Siria, Anna, Maria, tantissimi uomini e donne che sono poi i superstiti della strage di Sant'Anna di Stazzema. Io chiedo scusa al mio regista, ma ho bisogno di stare vicino ad Adele. E allora chiedo scusa anche al direttore della fotografia, il nostro Claudio Di Virgilio, se ci saranno delle ombre, ma in questo momento è il racconto che devi andare avanti. Speriamo di farlo bene. Non ti preoccupare, tanto parla il cuore. Adele, noi siamo arrivati al punto in cui, lo ricordo per chi si fosse messo in ascolto adesso, Adele sta facendo la zuppa di latte a 4 anni. Quando arrivano i tedeschi, sparano, fanno fuoco sulla famiglia. Mamma rimane uccisa, una sorellina di meno di un anno morirà dopo un po', settembre. 20 giorni. La fuga, e poi dopo capisci che qualcosa di grande è successo, ma te lo tieni per te. Tu non racconti neanche a tuo marito, neanche ai tuoi figli, vero, i primi tempi? No, no. Perché? Nemmeno a mio babbo, perché le case sono molto vicine. Mio babbo non ha mai parlato, mai. Perché sono dovuta crescere lì, dopo che mi hanno portato di questo cacciadiavoli. È dura, salta fuori dalla porta, vede tutti i miei nomi scritti. E quella lugina sopra, sicché no, non ha voluto più riparlare mio babbo. Ma come si fa a svegliarsi la mattina quando uno va a dormire e c'ha sempre in testa quei rumori, quelle urla, quell'odore? Ma male, male. Io le divise non le potevo vedere, né divise né pistole. All'età di dopo di 40 anni abbiamo a vedere queste divise, ma prima a me mi davano veramente fastidio. Tu li odi ancora i tedeschi? Non lo so, guardi, perché il buono e il triste c'è quanto sia da tutte le parti, perché erano bendati quelli che hanno sparato a noi. Non riuscivano a guardarvi negli occhi? No, la mia sorella dice che si vedevano soltanto gli occhi. Dio mio, questa forse è una notizia delle notizie, non so quanti ricordino questo fatto, cioè tale tanto di quell'orrore anche da parte loro, per poter sparare sulle mamme, sui bambini, alcuni appena nati, per le donne incinte. Dentro quel memoriale è scritta tutta la storia di questo posto, Sant'Anna di Stazzema, dove torniamo a portarvi con il nostro Simone Nesteri, che ha avuto un gran fegato a raccontare tutto questo. Guardate. Siamo nell'ex scuola di Sant'Anna di Stazzema e nei primi anni 90 questa scuola è diventata un museo. Qua raccontiamo la storia della Resistenza toscana e quindi c'è tutta una parte dedicata alla ricostruzione storica di ciò che è accaduto durante la Seconda Guerra Mondiale in queste zone, e invece c'è un'altra parte dove si racconta più precisamente la storia tragica che è accaduta a Sant'Anna di Stazzema il 12 agosto del 1944. Questo lo facciamo anche soprattutto con l'ausilio di una mostra che è stata realizzata da un fotografo importante, che è Oliviero Toscani, che ha fotografato le immagini e i volti dei superstiti dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Siamo riusciti a far parlare questi sopravvissuti e far raccontare il loro 12 agosto, come si sono salvati e quello che hanno visto e ciò che si ricordano. Questa è una cosa molto importante perché è visitato da moltissimi giovani, soprattutto scolaresche. Possono avere un quadro prima generale e poi particolare di ciò che è accaduto su queste montagne. Hanno un quadro generale di ciò che significa fascismo e di ciò che significa nazismo, e stiamo cercando di portare avanti un progetto che metta le radici nei giovani di ciò che è accaduto attraverso anche il coinvolgimento dei loro genitori, dei loro nonni. Purtroppo è una missione difficile, oggi si direbbe impossibile alla luce di ciò che sta accadendo nel mondo e anche vicino a noi, soprattutto in Turchia, in Siria, in queste ore. Quindi questo luogo è un luogo importante, è un luogo attuale
è un luogo che deve essere sempre monito per le giovani generazioni, perché questi fatti non accadono mai più. È un luogo che deve restare sempre aperto, non deve avere orari di chiusura. Grazie davvero al nostro Simone Nestori. Adele, quando è che a un certo punto sei riuscita a tirar fuori tutto quello che avevi? Io c'era le mie sorelle più grandi e non volevo parlare, perché Lilia aveva 10 anni e Cesira aveva 18. Non volevo parlare. Per ora loro... solo se... Lilia mi dice non me la sento più, lei capricchia sempre, però dice non me la sento. E Cesira cammina con l'ambulatore in casa, sicché anche lei non se la sente. E sicché mi sono rimasta io. E cerco di fare il mio possibile, ma siccome scuola non ho avuto pochissima, per non dire quasi niente, cerco di parlare il meglio possibile. Ma te parli benissimo, di che cosa ti... cioè non devi saper parlare, tu sei... C'era andare. Tu hai paura che queste cose possano succedere di nuovo? Non c'è del bello in questo mondo. Non è bello, sarebbe un lavorone, perché questa gioventù non è abituata come noi allora, con zoccolo e la ciabatta. Zoccolo e ciabatta, sì. Tu ai ragazzi che oggi avevano la tua età, i bambini, che cosa diresti? Quando ti chiamano a testimoniare, che cosa vuoi che venga fuori al di là di tutto il dolore? Non mi so esprimere. Che si tengano di conto dei suoi genitori, anche se quando siamo bambini sembra che i genitori non dicano le cose giuste, invece ci sarebbe da dargli retta. Tu te la ricordi ancora la tua mamma? No, non mi ricordo niente. Avanti ai 4 anni soltanto che mi dicevano gli sfollati: Adele, cosa fai se vengono te scappi? Io stappo. Non mi riuscivo ancora a dire io stappo. L'unica cosa che mi è rimasta. Poi non mi ricordo niente prima. Tu sei stata poi felice? E dopo sì. Fino a che eravamo Suzza, tra dolore una cosa e quell'altra, dopo mi sono fatta famiglia, sono venuta giù a Pietrasanta, insomma è stato tutto diverso. Però prima di stare a Pietrasanta, a Sant'Anna eravamo sempre contadini. Questo è Graziano quando era piccino. Grazie. La vita è bella? Ora è triste, perché sono sola. Un figliolo giro a Londra, uno giro a Pietrasanta. Insomma, quello di Pietrasanta... Ma ci abbiamo noi, ma la vita è ancora bella! È andato per imparare l'inglese, ci ha fatto famiglia. Ti impara l'inglese, dai! Ormai è più di 20 anni, si è fatto famiglia. Non ti muovere! Ti vengo a salutare dopo.